Facciamo una brevissima rivisitazione dei concetti più importanti che abbiamo studiato la volta scorsa. E ci sono alcuni chiarimenti da fare sul circuito equivalente. Il circuito equivalente che abbiamo studiato è sostanzialmente questo abbiamo fatto, già siamo partiti da questo circuito e abbiamo fatto alcune modifiche nel tentativo di semplificare le procedure di calcolo, soprattutto per quanto riguarda le correnti di rotore e il calcolo di tutte le grandezze elettriche che riguardano soprattutto la parte di rotore. La modifica più importante è stata quella di dividere per il parametro S, questo parametro qui. Perché abbiamo diviso per il parametro S? Perché avevamo un trasformatore ideale con un rapporto di trasformazione che in pratica non era costante. Il rapporto di trasformazione di questo trasformatore dipendeva proprio da S. Ora, è strano immaginare un trasformatore il cui rapporto di trasformazione è variabile in funzione delle caratteristiche dello stato in cui si trova la macchina e quindi del valore di scorrimento. Ora, prima di ragionare su questo fatto, ricordiamoci un attimo la definizione di scorrimento. Lo scorrimento è definito come S. Scriverlo qui, S uguale omega meno omega con R diviso omega. Cosa sono omega? Omega con R sono omega è la pulsazione delle grandezze elettriche e magnetiche di statore. Omega con R e sono sono, scusatemi, omega con m, giusto? Ok, è la pulsazione e la velocità del rotore. In questa espressione abbiamo supposto che il numero di coppie polari P fosse uguale a 1. Quindi, in buona sostanza, se questa è la velocità omega, questa è la velocità del rotore, omega meccanica. La differenza tra le due è naturalmente omega con R, che è uguale a omega meno omega con M. Lo scorrimento è appunto definito come il rapporto tra omega con R e omega. Le ho riscritte perché queste relazioni è bene sempre tenerle presente. Omega con M è una grandezza meccanica e per quanto ci riguarda può essere qualsiasi, può essere uguale a zero. Ad esempio, quando omega con M è uguale a zero, si dice che il rotore è fermo oppure bloccato perché qualcuno lo tiene fermo. Supponiamo che qualcuno lo tenga fermo con una pinza, con un sistema meccanico, con un blocco meccanico, un vincolo qualsiasi, allora si dice il rotore è bloccato. Omega con M potrebbe coincidere con omega. In questo caso qui vuol dire che omega con R è uguale a zero e si dice che il rotore ruota alla velocità di sincronismo. Come se fosse una macchina sincrona, sostanzialmente. Però attenzione, in questo caso qui avremo che le pulsazioni delle grandezze elettriche e magnetiche di rotore è uguale a zero. E questo è un fatto importante da ricordare. Allora, fatte queste precisazioni, che comunque potevano scaturire dalla lezione scorsa, che è bene comunque risottolineare numerose volte,
si nota che in questo trasformatore qui, appunto, noi abbiamo una situazione in cui il rapporto di trasformazione tra E con S, cioè la tensione primaria, e la tensione secondaria, è una funzione di omega con M, perché è funzione di S, e quindi funzione di omega con M. È una cosa abbastanza singolare, anche se dal punto di vista formale fila tutto liscio. In un circuito a parametri concentrati come questo qui, che noi abbiamo studiato ad elettrotecnica, ovviamente che avete studiato ad elettrotecnica, una situazione del genere non sarebbe ammissibile, anche per un altro motivo, perché la pulsazione di E con R è uguale a omega con R. La pulsazione delle grandezze rotoriche, cioè non solo di E con R, ma anche di primo di con 2, e quindi di tutte le grandezze elettriche e anche di quelle magnetiche, ovviamente, di rotore, non coincide con la pulsazione di statore. Quindi abbiamo un circuito elettrico dove abbiamo delle frequenze F al statore e delle frequenze F con R al rotore. Avete mai visto un circuito elettrico di questo tipo qui, dove in certe maglie ci sono delle correnti o delle tensioni con una frequenza e in un'altra maglia? No, i circuiti elettrici, i circuiti elettrotecnici che avete affrontato, che avete studiato, sono tutti isofrequenziali, dove c'è una frequenza, c'è la stessa frequenza anche in un altro punto. In questo caso qui noi abbiamo una differenza tra le frequenze tra statore e rotore. Questa differenza di frequenze non scompare semplicemente dividendo per S, ma diciamo così viene nascosta sostanzialmente, ma la differenza tra la pulsazione E con 1 ed E con 2 rimane ancora. Quello che viene, diciamo così, eliminato dividendo la maglia secondaria per S, cioè tutte le grandezze della maglia secondaria per S, è la dipendenza del valore efficace della tensione E con 2 dalla pulsazione omega con R e quindi da S, cioè da S e quindi da omega con R. Naturalmente questa dipendenza non la possiamo eliminare totalmente dal circuito secondario, per cui ritroveremo la variabile S almeno da qualche altra parte. Chiaro? E questo fatto qui, cioè la possibilità di perlomeno eliminare il rapporto di trasformazione, quindi il rapporto tra i valori efficaci del secondario e del primario rispetto ad S, quindi permette quindi di far diventare questo trasformatore leggermente più trattabile. Mentre prima era un trasformatore con un rapporto di trasformazione variabile in funzione di S, quindi non costante, in questo caso qui abbiamo un rapporto di trasformazione che perlomeno è costante. Ripeto, qui abbiamo sempre una F e qui una F di R. Quindi è sempre un circuito elettrico un po' particolare, perché ci sono due frequenze diverse. Ma perlomeno il rapporto di trasformazione di questo trasformatore qui non dipende più da S. Questo è ovviamente estremamente utile, perché ora ci permette di eliminarlo proprio, questo trasformatore, da questo circuito. E il circuito elettrico che ne risulta, l'abbiamo visto la volta scorsa, quindi ora non mi rimetterò a fare di nuovo gli stessi calcoli, sarà un circuito formato in questo modo qui. Quindi qui avremo R' con R o R con 2, non mi ricordo, qui abbiamo usato R con 2, però se mi permettete, confondo spesso l'indice R con 2,
la lettera 2 di secondario con R di rotore, perché ovviamente il rotore in questo caso qui per noi rappresenta, è quasi il secondario di un trasformatore. Quindi R' con 2 diviso S e X' con R in questo punto qui. Qui avremo naturalmente X con M, R con 0, R con S, X con S. Qui la tensione di fase V con 1, qui la forza elettromotrice indotta E con 1. Qui la corrente I con 1, qui la corrente I con R primo, attenzione, primo anche l'apice anche sulla corrente, perché tutte le grandezze elettriche sono state riportate dal secondario del trasformatore. Vi ricordo per esempio una resistenza R è stata riportata al primario, oppure è stata riportata dallo rotore allo statore, semplicemente dividendola per il quadrato del rapporto di trasformazione del trasformatore. Quindi anche in questo caso bisogna scrivere I con R primo, E con 1 rimane la stessa perché E con 1 è la tensione che era presente al primario del trasformatore, e il trasformatore che era qui l'abbiamo trasferito più a valle di questo circuito, era qui, ora presenta un vero cortocircuito, per cui un trasformatore in cortocircuito ovviamente è un cortocircuito dal punto di vista elettrotecnico, quindi rimane la situazione. Quindi questo qui è il circuito elettrico dove non compare più nemmeno la E con 2. Quindi la E con 2 a questo punto abbiamo in qualche modo nascosto il fatto che la corrente I' con R abbia una frequenza diversa rispetto alla corrente I con 1. Qui c'è la corrente I con 0, qui la corrente I con A e qui la corrente I mi. D'altra parte, noi siamo semplicemente interessati al calcolo dei valori efficaci di queste grandezze e quindi, diciamo così, a meno che non fossimo interessati a conoscere i valori delle frequenze, questo circuito equivalente ci basta e ci avanza. Allora, ricapitolando, per quanto riguarda le pulsazioni, ricordiamo che la pulsazione omega è la pulsazione delle grandezze elettriche e magnetiche di statore. La pulsazione omega con m è la pulsazione angolare, la velocità angolare del rotore, tra parentesi con p uguale 1, mentre omega con r è uguale alla pulsazione delle grandezze elettriche rotoriche, che è uguale ad omega meno omega con m, e ovviamente lo scorrimento S è uguale a omega con R diviso omega. Allora, queste cose qui le dobbiamo sempre ricordare, quindi non mi stancherò mai di ripeterle a ogni volta. Omega con R, pulsazione delle grandezze rotoriche, grandezze elettriche e magnetiche rotoriche, è uguale alla differenza tra la pulsazione statorica meno la velocità angolare del rotore. Omega con m è la velocità angolare del rotore quando p è uguale a 1. D'accordo? E quindi io continuerò a dire queste cose fino alla noia. Detto questo, abbiamo anche ricostruito, diciamo così, il diagramma fasoriale del motore asincrono nel funzionamento a vuoto.
a vuoto. Ora, anche qui c'è un'ulteriore semplificazione. Voi avete visto, io sto cercando... Come? A vuoto vuol dire che non ci sono correnti rotoriche, che la I nel rotore, e nello statore sì. Allora, I primo con R è uguale a zero. Scusate, in questo qui a sinistra, questo qui a sinistra, I primo con R uguale a zero, solo in questo qui a sinistra, solo con la componente magnetizzante. Allora, in questo caso qui, come vedete, allora, nel circuito equivalente noi abbiamo fatto delle ipotesi semplificative e le abbiamo sottolineate perché vorrei che vi fossero ben presenti queste cose. Faremo alcune ipotesi semplificative anche nel diagramma fasoriale. Una di queste è il fatto che la E con 1, cioè la forza elettromotrice indotta negli avvolgimenti di statore da parte del flusso principale di macchina, cioè del flusso al traferro, coincida, sia uguale all'opposto a V con 1. Il che sappiamo bene che non è vero, perché permettetemi di andare alla diapositiva successiva, così lo vediamo un attimo. Questo è il diagramma fasoriale a vuoto, quindi vedete la corrente I con 2 non c'è, il diagramma fasoriale a vuoto, diciamo, corretto, cioè quello che corrisponde effettivamente al circuito equivalente. Noi abbiamo nel circuito equivalente una R con S, una X con S, poi abbiamo l'induttanza X con M, metto solo quella, non metto la resistenza, X con M. Qui abbiamo la tensione E con 1, qui abbiamo la corrente I con 0, vi ricordate che qui c'è la S che sta per dire statore, non 0, ma è un apice, diciamo così, abbastanza inutile, questa S0, non fa niente, è rimasto e ce lo teniamo così. E naturalmente che differenza ci sarà tra la tensione V con 1, qui indicata V con 1, e la E con 1? La differenza è quella che è come caduta di tensione su R con S e X con S. La prima caduta di tensione, cioè questa, sarà uguale a R con S per I con 0, mentre la seconda, non so dove scriverla, la scriviamo qui sotto, sarà uguale a J X con S per I con 0. Queste due cadute di tensione le ritroviamo esattamente qui, la prima qui e la seconda qui. Quindi, come vedete, tra E con 1 e V con 1 c'è una differenza. Quindi non possiamo disegnare questo circuito qui, questo diagramma qui, in queste condizioni. Non potremmo farlo, perché la IMI produce una caduta di tensione sulla resistenza statorica e sulla reattanza di dispersione statorica X con S, giusto? E quindi dire che con qua, perché sono in opposizione di fase, perché nel circuito equivalente è stata utilizzata una convenzione diversa, il circuito equivalente qui, questo diagramma fasoriale è resistenza, induttanza X con M, qui c'è la tensione V con 1, qui c'è la E con 1, che non la riesco a scrivere perché sono uscito fuori dalla pagina, E con 1, e la convenzione è opposta, quindi la freccia è stata indicata in questo modo. Ecco perché la E con 1 sta verso il basso, mentre invece in questo caso qui la E con 1 è rivolta verso l'alto, perché convenzionalmente ha segno opposto. Quindi non vi dovete meravigliare se in questo caso qui V con 1 ed E con 2
Vigon 1 ed Econ 1 sono in opposizione di fase, è soltanto una questione di convenzione, quindi non è nulla di particolarmente. E mentre invece in questo caso qui diciamo che vanno più o meno nello stesso verso, e quindi Econ 1. Ora, quindi questo fatto qui cosa implica? Implica che tra Vigon 1 ed Econ 1 c'è una differenza di fase, che noi casualmente abbiamo indicato con l'angolo delta. Quest'angolo delta qui non voleva essere, diciamo, l'eco dell'angolo di carico della macchina sincrona, non era quello, non volevo indicare quell'angolo lì, è soltanto casualmente indicato con l'angolo delta. Lo vogliamo indicare con l'angolo alfa, forse è meglio, e evitiamo altre confusioni. Comunque c'è una differenza di fase tra Vigon 1 ed Econ 1. Ora c'è anche un altro fatto, che se la caduta di tensione su R con S e JX con S per I fossero più o meno simili in modulo, se fossero più o meno simili, l'angolo alfa si ridurrebbe ancora di più. Perché io che cosa avrei? Avrei una Econ 1 che fa così, supponiamo di avere questa qui come Icon 0, e avrei una R così e una R così. Come vedete, se, naturalmente qui c'è 90 gradi, se R per I fosse più o meno uguale a JX con S per I, e allora la forza elettronica indotta è con 1 avrebbe più o meno la stessa fase della tensione V, e quindi l'angolo alfa si ridurrebbe ancora di più. Quindi diciamo così che la presenza di quest'angolo alfa qui dipende dalla differenza che c'è tra le cadute di tensione sulla componente resistiva e la componente reattiva dell'impedenza di dispersione. Questo può essere indicato come impedenza di dispersione statorica. Quando c'è una differenza tra queste due cadute di tensione qui, allora l'angolo alfa si fa sentire un pochino, d'accordo? Allora, questo fatto qui suggerisce di confondere a volte, per semplificare, confondere a volte la Vigon 1 e la fase di Vigon 1 con la fase di Econ 1. La fase. Chiaro? Questo invece è il diagramma fasoriale, questo qui è il diagramma fasoriale della macchina asincrona, quando invece non siamo a vuoto, cioè quando purtroppo io qui non riesco ad andare oltre la pagina. Quindi cancello proprio definitivamente questo circuito. Quando invece è presente una Icon 2. Se è presente una Icon 2, supponendo addirittura che sia in fase con la Icon 2, allora evidentemente dovremo considerare la presenza anche di una Icon 1, che è uguale e opposta alla è opposta alla Icon 2 riportata all'ossatore. Vedete che qui ci sta l'apice Icon 1. Allora, questo che cosa mi sta ad indicare? Mi sta ad indicare che nel circuito equivalente, provo a disegnarlo qui piccolo piccolo, resistenza, induttanza, poi ci mettiamo soltanto questa. Resistenza, induttanza, eccetera. Io qui ho la I' 2, poi avrò quindi una corrente di maglia che fa così, che è la I' 2, e poi avrò un'altra corrente di maglia che fa così, che è la I', che è questa. Che ovviamente in questo ramo si sommano, cioè la corrente complessiva presente qui sarà uguale a I con 1, cioè uguale a I
primo 2 più i mi. In termini vettoriali, che in pratica è quello che è disegnato qui, perché la corrente I con 1 è la somma vettoriale della I mi e della I con 1 primo, che è sta qui. E il modulo sarà ovviamente uguale alla radice quadrata della somma dei quadrati dei moduli di ciascuna di queste due correnti. Ci sono dubbi su questo? Tutto a posto? Ok. Allora, tutto questo per dirvi che in realtà quello che è importante, mi premeva, è sottolineare il fatto che a volte viene utilizzata V con 1 come riferimento di fase, come se fosse la E con 1. Come se fosse la E con 1, perché vengono confuse le due fasi, vengono confuse, cioè vengono di proposito assunte uguali tra di loro. Ora vediamo un attimo che cosa succede al rotore. Allora, questo qui è il circuito equivalente di rotore, scusate, il circuito equivalente di tutta la macchina asincrona. Naturalmente qui osserviamo quello che ci sta al rotore, nella maglia di rotore, che è questa. In questa maglia abbiamo una resistenza variabile funzione dello scorrimento. Vi ricordo che questa resistenza variabile poi dopo è stata anche scomposta in due resistori, cioè in R' con R diviso S, l'abbiamo detto essere uguale a R' con R più S per 1 meno S per R' con R, giusto? Ci troviamo? Ci troviamo? No, non ci troviamo. Ora ci troviamo? Ragazzi, sto cercando di dirvi se di seguirmi. Vi trovate che questa somma è uguale a questa? Ditemi un sì. No, forse, com'è difficile? S più 1 meno S, SS se ne vanno e rimane 1 su 2S. Okay. Quindi, però per il momento, per evitare di disegnare, di scrivere troppi parametri, qui dovremmo inserire un altro resistore, qua di, per il momento lasciamo le cose così come stanno. Quindi lasciamo R' con R diviso S e X' con R qui, giusto? Vediamo che cosa succede alla corrente I' con R, che io mo disegno qui perché tengo un sacco di spazio e quindi la disegno qua, I' con R, così. Vediamo cosa succede alla I' con R, peggio che andare di notte. Al variare dello scorrimento. Al variare dello scorrimento. Ora, io a volte, anche per abitudine, è un'abitudine che poi prima o poi dovreste acquisire pure voi, no? Assumo delle variabili indipendenti, quindi dico al variare dello scorrimento, perché sto assumendo S come variabile indipendente. Ma quando dico S, in realtà che cosa intendo? Ricordiamoci che S è uguale a omega meno omega con M diviso omega. E quindi dire che lo scorrimento sta variando vuol dire che omega con m sta cambiando il suo valore. Facciamo una scala. Facciamo finta che qui abbiamo omega con m e poi mettiamo un'altra linea e facciamo finta che qui abbiamo s. Valori plausibili di omega, supponendo che
la frequenza di alimentazione di questa macchina elettrica, come è presumibile che sia, per esempio, una macchina industriale, è di 50 Hz, e allora le grandezze elettriche di statore naturalmente saranno queste non è J 55 pari a 314 radianti al secondo. Il campo rotante di statore avrà una velocità angolare pari a 314 radianti al secondo se P è uguale a 1. Anche il campo rotante quindi gira ad una velocità angolare di 314 radianti al secondo. Ora, supponiamo che omega con m sia uguale a 0. Ci domandiamo quanto vale s in corrispondenza di omega con m uguale a 0? Omega diviso omega è quanto vale? 1, perfetto, quindi vale 1. Quanto deve valere omega con m per avere s uguale a 0? Cioè, io qui che cosa ci devo scrivere? Dovrebbe valere omega, perché così viene omega meno omega 0 diviso omega. Esiste anche naturalmente il 2, lo scorrimento S uguale a 2. Quanto deve valere omega per avere? Deve essere uguale a meno omega, giusto? Perfetto. Naturalmente io qui potrei anche continuare da questo lato qui, cosa che voi non potete fare perché non potete cancellare. Io qua mi metto omega m e qui s, e allora se metto qui 2 omega qui naturalmente avrei meno 1 e così via, d'accordo? C'è una relazione ovviamente tra omega con m ed s di questo tipo qui. Tanto è vero che a volte, noi poco fa io che ho detto, tal variare di S equivalentemente avrei potuto dire al variare di omega con M. Però diciamo che S è una grandezza che ci dà un significato forse fisico leggermente più sostanzioso, quindi più rilevante, e quindi spesso si usa la variabile S anziché parlare di velocità angolare meccanica del rotore, sempre con P uguale 1. Allora, la domanda è: come si comporta I con 2 al variare di S, o perlomeno al variare di questa resistenza qui? Facciamo il caso in cui vogliamo, aspettate un attimo, mi sono sbagliato. Facciamo il caso in cui volessimo verificare, questo è il circuito rotorico indicato in questo caso qui, il circuito rotorico, e abbiamo indicato con una freccia, sbarrando con una freccia questo resistore, abbiamo indicato questo resistore, un resistore variabile, che è funzione di S, d'accordo? Questa X con R rimane costante, questa V, questa tensione qui è la forza elettromotrice indotta E con R. Beh, allora cominciamo a vedere tutti i vari casi, i casi limite per intenderci. Supponiamo che S sia uguale a 0. Anzi no, facciamo così, supponiamo che S sia uguale a infinito per primo, un valore di S abbastanza, che può essere, no? Perché S uguale a infinito vuol dire che stiamo andando in questa direzione qui, S uguale a infinito. Che vuol dire S uguale a infinito per quanto riguarda omega con M? Vuol dire che omega con M è uguale a meno infinito, giusto? Perché naturalmente qua siamo su valori negativi di omega con m, vuol dire che omega con m sta girando
cioè la velocità angolare del rotore, sta girando tutto al contrario rispetto al campo rotante di statore, e sta girando anche molto rapidamente. È logico, non è necessario che noi arriviamo a meno infinito, possiamo arrivare anche a valori abbastanza grandi di questa velocità. Stiamo facendo un'ipotesi teorica, non è che nella pratica uno fa proprio così. Quindi un'ipotesi teorica: cosa succede quando S è uguale ad infinito? Beh, S uguale ad infinito vuol dire che questa resistenza qui diventa assolutamente uguale a zero, e che quindi il circuito equivalente si riduce soltanto alla X con R. Ne convenite? Allora, se E con R è questa, la corrente I con R si trova a 90 gradi rispetto ad E con F, perché è la corrente che circola in un induttore ed è, nella convenzione dell'utilizzatore, sfasata di 90 gradi di ritardo. Ora, siccome il verso positivo di questo diagramma fasoriale è questo, naturalmente un osservatore qui che cosa vedrebbe? Vedrebbe arrivare prima la E con R e poi la corrente I con R, quindi è evidente che la corrente I con R l'ho disegnata 90 gradi in ritardo rispetto ad E con R. D'accordo? Se questo è un sistema che ruota in senso antiorario, chi arriva prima? Arriva prima I con R. Quindi I con R sta in anticipo rispetto ai con R, o viceversa, I con R è in ritardo rispetto ai con R. Quanto vale in queste condizioni? Vale naturalmente E con R diviso X con R, cioè ovviamente basta applicare le regole, volendo essere, questo in termini di modulo, ma in termini fasoriali dovremmo scrivere che I con R è uguale a E con R diviso J X con R, e la presenza di questo J sta ad indicare proprio lo sfasamento di 90 gradi. Benissimo, quindi abbiamo detto è sfasata di 90 gradi e ha un certo modulo, è uguale questo modulo ad OA, lo indichiamo con OA. Ora facciamo un'altra ipotesi: anziché supporre S uguale a infinito, supponiamo che S sia uguale a, supponiamo che S sia uguale a, a zero. Scusate, S uguale a zero. S uguale a zero. In questo caso qui allora avremo che R con R diviso S è uguale a infinito. Ma che vuol dire infinito? Infinito in realtà non vuol dire niente, cioè vuol dire che questo circuito è aperto e che quindi qui non circolerebbe nessuna corrente. Allora, se rimaniamo con queste considerazioni, non arriviamo da nessuna parte. Allora dobbiamo fare per S che tende a 0, R con R diviso S tende a infinito, cioè è molto grande rispetto a X con S. Molto molto grande. Quindi vuol dire che in queste condizioni la componente resistiva di questo circuito è preponderante rispetto alla componente reattiva. Vuol dire che questo circuito è sostanzialmente un resistore, e che questa qui come se non ci fosse. È un resistore grande, quindi la corrente che circola qui dentro è piccola, ma comunque è un resistore. E quindi vuol dire che la corrente I con R è sostanzialmente in fase con la E con R, per quanto piccola, ma comunque in fase. E quindi vuol dire, se mi permettete, io la disegno qui piccolina, così, la corrente in questo caso qui, cioè nel caso in cui S tende a zero, la corrente è sostanzialmente in fase alla E con R, ma è piccola. Alza la voce. Il segmento OA
era il modulo della corrente I con R quando S era uguale a infinito, il caso di prima, ma mo invece è diverso, è piccola. Come? No, non è più A, è più piccolo di A. Perché lo vuoi traslare? Sono due casi diversi, sono due correnti diverse. No, A non ce l'abbiamo più, noi stiamo considerando due situazioni diverse. La prima situazione in cui S era uguale a infinito, la seconda situazione in cui S è uguale a zero. Abbiamo due fotografie diverse. Nella prima fotografia abbiamo il segmento OA. Nella seconda fotografia, chiamiamolo OC, abbiamo il segmento OC. Aspetta, mo ci arriviamo, un attimo di pazienza, mo ci arriviamo, ok? Mo che abbiamo visto gli estremi, cerchiamo di capire che cosa succede nel caso intermedio, per cui il segmento OB. Allora, fammi fare un poco di pulizia perché altrimenti poi si confonde tutto. Allora, in questo caso qui S qualsiasi, va bene? Con S qualsiasi che cosa abbiamo? Ebbene, a questo punto ce la dobbiamo calcolare la corrente, ce la dobbiamo calcolare in base alle formulette di elettrotecnica che conoscevamo. Il segmento OB, cioè la corrente I con R, qua sotto, a che cosa è uguale? Sarà dato da E con R, la tensione, diviso il modulo dell'impedenza. Il modulo dell'impedenza è dato dal quadrato della componente resistiva più il quadrato della componente reattiva, e cioè R con R diviso S. Vedete che io qua S mo ce lo devo mettere, perché è una S qualsiasi, al quadrato più X con R al quadrato. Questa qui è, la dovreste ben conoscere, questa espressione qui, tutta questa espressione qua, d'accordo? Mo, senza saper né leggere né scrivere, come si dice, dividiamo e moltiplichiamo per X con R. Lo posso fare? Lo chiedo soprattutto a voi. Lo posso fare? Posso dividere e moltiplicare per X con R senza cambiare il risultato? Avete qualche dubbio? Vabbè, di solito si fa. Quindi divido e moltiplico per X con R. Per cui riorganizzo questi simboli e li scrivo in questo modo: E con R diviso X con R e X con R diviso il modulo di X con R. Qui c'è un errore, no, non c'è nessuno. E con R diviso X con R più X con R al quadrato. È incredibile, mi è sfuggita questa cosa, c'è un errore. Va bene? Meno male che, insomma, le rivediamo insieme tutte queste diapositive. Ora, questo pezzettino qui, che cos'è? Ecco, qua è stato riscritto bene. No, non è stato riscritto bene, non è stato proprio riscritto. Che cos'è questo pezzettino qui, dall'elettrotecnica? E appunto il seno di Φ con R, dove Φ con R è la fase della corrente rispetto alla tensione. Se voi avete una resistenza R e una reattanza X, così, ok? Che angolo è questo? E questo è Φ. Quindi, naturalmente, se io faccio il rapporto tra questo cateto qui e quest'ipotenusa, ottengo il seno dell'angolo Φ. E quindi seno di Φ con R, in questo caso qua è stato chiamato con R perché per assonanza al rotore.
Quindi il seno di figo, questo è il seno di Figon-R. E cioè Figon-R è l'angolo che ci sta tra la corrente I con R, questa qui, la corrente I con R, e la forza elettromagnetica indotta E con R. Siete d'accordo? Perfetto. Ora, quest'angolo qui potremmo in qualche modo ritrovarlo qui come 90 gradi meno Figon R. D'accordo? Ora, se guardiamo bene E con R diviso X con R, cioè l'altro coso che ci è avanzato, l'altro termine che stava a fianco a questo, riconosciamo essere E con R diviso X con R proprio uguale ad OA. Quindi questo pezzettino qui, OA, per il seno di Fi con R è uguale ad OB. Questo è quello che ci dice questa relazione qua. Cioè, se io prendo questo segmento qui, OA, e lo moltiplico per il seno di Fi con R, ottengo proprio OB. Ma tu guarda un po', questa è la relazione di un triangolo rettangolo, dove OA è l'ipotenusa e OB è il cateto opposto all'angolo Fi con R. Ma d'altra parte, se io costruisco un triangolo rettangolo così, vuol dire che dal lato opposto qui mi devo trovare per forza Fi con R. Quindi quest'angolo qui sarà uguale a Fi con R. Allora è chiara la conseguenza di tutte le cose che abbiamo detto? Io non faccio prima il triangolo rettangolo, lo faccio dopo che ho guardato questa espressione qui, perché è proprio questa espressione qui che mi suggerisce, guarda, che tu senza volere hai costruito un triangolo rettangolo, perché questo cateto qua è uguale ad un'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto. Quindi se tu disegni un triangolo rettangolo ti trovi con la relazione che abbiamo appena scritta. Quindi avrai un'ipotenusa, un cateto uguale all'ipotenusa per il seno di Fi con R. E naturalmente questo vale per S qualsiasi. Allora vuol dire che per qualunque S, valore di S che va da 0 ad infinito, io avrò tanti valori di OB, cioè avrò tanti segmenti OB, ma tutti quanti saranno sempre il cateto di un triangolo rettangolo. Allora, se questo è il cateto di un triangolo rettangolo, faccio un po' di pulizia. Se questo è il cateto di un triangolo rettangolo, vuol dire, dovete avere pietà delle mie capacità di disegnatore, vuol dire che più o meno, vuol dire che siccome i triangoli rettangoli sono iscritti in semicirconferenze dove il diametro coincide con le poi eccetera 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 eccetera, vuol dire che per valori di S che vanno da 0 a infinito, la corrente I con 2 oppure I con R, la corrente I con R percorrerà un luogo dei punti che è una semicirconferenza e andrà da una corrente piccola piccola che è questa per S uguale a 0, è vero? Ad una corrente che al massimo sarà uguale ad OA per S uguale a infinito. Quindi abbiamo capito che cosa succede. Allora, attenzione,
Abbiamo capito che cosa succede al variare di S da 0 ad infinito, che cosa succede alla corrente rotorica. Quello che succede alla corrente rotorica. La corrente rotorica percorre una semicirconferenza. Si fa un bel viaggetto percorrendo questa semicirconferenza, parte dall'origine, mantenendosi all'inizio in fase con la E con R, ma piano piano comincia a sfasarsi sempre di più, fino a che, quando avrà raggiunto S uguale infinito, lo so, S uguale infinito non ci si arriva mai, poi ovviamente in pratica, no? Vorrebbe dire un rotore che gira ad una velocità infinita, ma è ovvio che questa zona qui per noi è proibita, non esiste, no? Non c'è più, la disegno con un altro colore, la faccio così. S uguale infinito. È evidente che questa zona qua non ci interessa proprio, è fuori da ogni ragionevole considerazione. Però per tutti gli altri valori di S, insomma, la corrente rotorica percorre una semicirconferenza. Allora è chiaro? Avete dei dubbi? Sì, come sì? Però devi alzare la voce più. Φ con R è l'angolo di fase tra la corrente rotorica e la tensione rotorica, forza elettromagnetica indotta rotorica, cioè questa. Aspetta, prendiamo il circuito equivalente, ecco qui, abbiamo una corrente, cancelliamo voi i simboli, questi qui, cioè presente questa, facciamolo nel circuito questo qui, in questo circuito equivalente qui, e l'angolo di fase tra questa tensione qui e questa corrente qui. Questo circuito, soltanto la parte rotorica di questo circuito, l'ho riportata qui. Qui. Questo è soltanto il circuito rotorico E con R, vedi? Ci sta E con R qui, R con R diviso S e X con R. Questo è il rotore. Ok, mo che ci è chiara questa situazione, vediamo che cosa succede. Posso andare avanti? Vediamo quello che succede a tutto il circuito equivalente. Dobbiamo mettere insieme ora il fatto che ci abbiamo allo statore un circuito che è quello, disegniamolo il circuito questo qui, no? Allora, a questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo considerare, cancello questo, diviso S. Allora, abbiamo visto quello che succede alla I' con R a questa corrente qui. I' con R, la disegno come corrente di maglia, che corrisponde ovviamente alla corrente di ramo qui, perché non c'è nessun altro ramo collegato, giusto? Quindi si possono confondere le due correnti, quella di maglia e quella di ramo. Qui abbiamo una corrente di maglia che è uguale a I con 0, giusto? E quindi questa corrente qui, I primo con R, la disegno fuori, non è facile, I primo con R la disegno qua fuori, naturalmente circola anche nel ramo primario, ma nel ramo primario però questo ramo qui, la corrente l'ho già scritto da qualche parte ma non mi ricordo dove, la I con 1 sarà a questo punto uguale alla somma di questa e di questa,
Quindi con 1 sarà la somma di questa e di questa. Quindi sarà uguale a i primo con r, sempre in termini vettoriali, più i con 0. Questa qui. Ora, quello che abbiamo fatto qui in termini simbolici, lo rifacciamo pari pari in termini fasoriali. D'accordo? Vi trovate? Scusate, non era questo che dovevo scrollare, questo qua rimane tale e quale. Lo facciamo in fasoriali. Naturalmente tenendo conto di una cosa, quello che abbiamo scritto rotore, ma non abbiamo scritto i con r, non i primo con r, abbiamo scritto i con r. Quindi prima di fare questa somma dovremmo prendere i con r e riportarla allo statore, perché altrimenti questa operazione qua non la possiamo fare. Ripeto, in questa diapositiva qui noi abbiamo ragionato sul rotore, non abbiamo ragionato sul rotore riportato allo statore. Abbiamo ragionato sedendoci stabilmente sul rotore, mentre invece in questo caso qui abbiamo ragionato sulle grandezze rotoriche riportate allo statore. È per questo motivo che abbiamo potuto scrivere la somma di queste, abbiamo potuto scrivere questa relazione, perché qui avevamo un nodo elettrotecnico sul quale applicare il primo principio di Kirchhoff. Chiaro? Quindi prima di fare questa cosa qui dal punto di vista fasoriale dobbiamo riportare i con r e gli dobbiamo scrivere il pedice, cioè la dobbiamo riportare allo statore. Quello che in pratica viene fatto qua, ma in modo molto, cioè non è che siamo a di chissà che cosa complicata vogliamo fare, è una cosa abbastanza semplice dal punto di vista grafico. Qui nel terzo quadrante è stato ridisegnato pari pari il luogo dei punti della corrente I con 2 di S, funzione di S. Vedete, ci sta la S qui, proprio ad indicare che questa I con 2 è funzione di S. Cioè una volta si trova qui, un'altra volta si può trovare qui, un'altra volta si può trovare qui, e così via, no? Può percorrere tutti questi punti, si può stare in uno qualsiasi di questi punti. Contemporaneamente, quanto varrà la corrente I con 1? Questa. E allora, la corrente I con 1, così come abbiamo scritto poco fa, la corrente I con 1 deve essere uguale alla corrente I con 0, la riscrivo perché l'ho già scritta poco fa, più I primo con R. Giusto? L'ho scritta poco fa. Dove facciamo questa operazione? Beh, prima cosa ci dobbiamo capire dove sta I con 0. Dove starà I con 0? Ma I con 0 l'abbiamo già disegnata un sacco di tempo fa, quando abbiamo fatto questa diapositiva qui. I con S0, eccola qua. Oppure, ancora prima, dove sta? No, non l'abbiamo disegnato, più soltanto in questa diapositiva qui. Ok? La prendiamo e la ridisegniamo uguale. Questa qui è la I con 0. Certo è piccolina, io mo la marco, farò un brutto sgorbio su questo disegno, faccio uno zoom, così, e questa la I con 0, cioè quella che va da O a P con 0, e ora cancello tutto per evitare di fare confusione. Per ottenere la I con 1 devo trovare la I con 1 primo,
che è uguale alla I con 2S ma riportata allo statore. Quindi che cosa devo scrivere? Devo scrivere I con R' è uguale a I, qua indicato con I con 2. Vi ricordo che c'è confusione con i pedici R e 2, rappresentano la stessa cosa. Purtroppo, scrivendo e riscrivendo mille diapositive, questi due pedici a volte si confondono, ma questa è I con R per M al quadrato, cioè il rapporto di trasformazione. Quindi la fase è sempre la stessa, può cambiare il segno della fase perché dipende dalla convenzione, così come abbiamo cambiato il segno di E con 2, la possiamo girare da una parte al quadrante opposto, però il modulo può cambiare, ovviamente può cambiare. Allora che cosa vedete? Che questa I con 1 primo qui, che per me è la I con R primo, I con 1 primo, prima o poi lo ridisegno questo circuito, questo lo rifarò da capo, questo diagramma, in modo tale che i simboli coincidano pure. Però questa e questa sono la stessa cosa, è chiaro? I con 1 primo e I con primo con R rappresentano la stessa grandezza, mi seguite? Ci tengo che voi non confondiate questa cosa, perciò che seguire è importante, d'accordo? E questa I con 1 primo è uguale a I con 2S ma modificata in modulo in base a M con 2, semplicemente è stata riportata qui, ora ci faccio un'altra freccia e poi la cancello, è stata riportata qui, come vedete sono parallele, questa è parallela a questa, questa è parallela a questa. Vedete che sono parallele? Quindi è stata riportata dall'altra parte perché è cambiata la convenzione, quindi è stato cambiato il segno, ma quello è soltanto un problema di convenzione. Il modulo è diverso perché ci sta M2, cioè il trasformatore è stato eliminato e quindi è stata riportata allo statore. Quindi ora è facile fare questa operazione, fare questa somma. Basta sommare questo pezzettino qui con questo pezzettino qui, cioè basta sommare questo, anzi facciamolo in rosso così vi rimane più, devo sommare questo con questo, no, devo fare una regola del parallelogramma naturalmente e ottenere alla fine questa. Quindi alla fine I con 1, questa qui, è uguale a questa. D'accordo? Ora, fatta questa operazione per una di queste grandezze, per un valore qualsiasi di S, per un valore qualsiasi di S, questa qui, ci domandiamo quale sarà il risultato finale per tutti i valori di S. E allora mi accorgo che così come la I con 2 di S al variare di S percorre questa semicirconferenza, contemporaneamente la I con 1 primo, cioè quella che io ho chiamato I con R primo, percorre una circonferenza simile, però ribaltata nel primo quadrante per quelle cose che vi ho detto prima. Quindi mentre questa, mentre il punto P2 scorre lungo questa semicirconferenza, il punto P1 scorre secondo quest'altra semicirconferenza. E contemporaneamente la I con 1 sarà quel vettore che congiunge l'origine con il punto P1, che una volta si troverà qui, una volta si troverà qui, un'altra volta si troverà qui, un'altra volta si troverà qui e così via. Allora che cosa abbiamo trovato?
abbiamo trovato il luogo dei punti, luogo dei punti della corrente statorica, cioè della icon 1 o icon S, qui c'è anche confusione tra icon 1 e icon S, icon 1 e icon S sono la stessa cosa, è il luogo dei punti della corrente statorica al variare dello scorrimento. Qui, allora, vi esorto a ricordare che quale valore di S abbiamo? S uguale a? Dimmi, alza la voce che non ti sento. Corrisponde al punto, a questo punto qui, praticamente all'origine, quando la corrente era in fase con la forza elettromotrice indotta, quando S è uguale a 0, esatto, S è uguale a 0. E qui, manco a dirlo, sta scritto pure, quindi qui lo dico io, è inutile che ve lo faccio dire a voi perché lo leggereste, S uguale a infinito. D'accordo? Quindi abbiamo, ripeto, abbiamo individuato il luogo dei punti che la corrente icon 1 percorre al variare di S che va, per S che va da 0 ad infinito. E noi siamo abbastanza contenti di questo, anche se non siamo del tutto soddisfatti, perché a questo punto dobbiamo capire un sacco di belle cose. Uno dei punti importanti del funzionamento di una macchina sincrona è il punto di funzionamento a rotore bloccato. Già ne avevamo parlato poco fa, no? Quando abbiamo detto dove sta, non me lo ricordo più. Rotore bloccato qui, in questa diapositiva qui, mi sembra, a un certo punto avevamo parlato del rotore bloccato, forse l'ho detto soltanto a voce, no, stava qui. Allora, in quale di queste condizioni, tra tutte quelle che sono indicate qui, no? Quale di questi punti rappresenta il rotore bloccato, rotore fermo? S uguale a 0? Omega con M uguale a 0. Omega con M uguale a 0 è questo. E in corrispondenza di S e di omega con M uguale a 0, S quanto vale? 1. D'accordo? Allora, andiamo a vedere un attimo qua. Scusate che vi ho fatto un po' confondere con tutte queste diapositive una sull'altra, eccetera. Ci domandiamo, dove sarà? Boh, abbiamo visto S uguale a 0 qui, S uguale infinito qui, uno sta qui, un altro sta qui, facciamo pure in questo caso, come si faceva? Non si fa. Così, no? Ci domandiamo, S uguale a 1, che è un punto importante, non solo perché dice, vabbè, il rotore è bloccato, ma perché se il rotore è bloccato è tanto importante. Se il rotore è bloccato sicuramente non c'è potenza meccanica, perché la potenza meccanica è data dalla coppia per la velocità. E se omega, omega con M è uguale a 0, e noi che ce ne facciamo di un motore che c'ha il rotore bloccato? Giusto? Però il rotore bloccato oppure il rotore alla velocità uguale a 0 è importante perché è il primo punto di funzionamento di qualunque macchina. Tutte le macchine partono da fermo e quindi nel momento dell'avviamento ovviamente il rotore è fermo, non sarà bloccato, d'accordo, però quella è la condizione in cui omega con M è uguale a 0. E allora mi chiedo, all'avviamento dove si trova il valore di S uguale a 1 su questo diagramma circolare? Beh, in realtà non lo so con precisione dov'è. Potrebbe stare qui, potrebbe stare qui, potrebbe stare qui, in particolare in questo disegno, ve lo dico, ve lo anticipo, sta proprio qui. Ma
diciamo questo numero, questo punto qui, PCC, che vuol dire cortocircuito, poi fra poco vi spiego anche perché, rotore bloccato, rotore all'avviamento, cortocircuito, sono tutti sinonimi in buona sostanza, perché sta proprio lì, va calcolato, dipende dal motore, potrebbe in un altro motore questo PCC potrebbe stare qui, in un altro motore potrebbe stare qui, va opportunamente calcolato, ma se, è abbastanza semplice questa operazione, perché basta ricordare che il circuito equivalente come fa? Facciamo solo quello secondario. Il circuito equivalente secondario, noi abbiamo la X con M, dove ci sta la forza elettromotrice indotta E con 1, poi ci abbiamo la R' con R di ISO S, poi ci abbiamo la reattanza X con R, X' con R, e poi tutto chiuso. Oh, ma tu guarda un po', tutto chiuso in cortocircuito. Che cosa succede quando S è uguale a 1? Quando S è uguale a 1 non c'è. Il circuito diventa questo. Quindi per S uguale a 1 abbiamo questa situazione qui. Sotto a R' con R non c'è niente, perché ci sta S uguale a 1. Ok? Allora questa è la situazione di un vero e proprio cortocircuito, perché non c'è più quel numero che mi fa modificare la grandezza resistiva in funzione della velocità del rotore. Perciò questa condizione qua si chiama, a volte viene indicata come condizione di cortocircuito. Non perché il rotore nelle altre situazioni non sia in cortocircuito, il rotore sta sempre in cortocircuito, il rotore a gabbia soprattutto ovviamente sta sempre in cortocircuito perché è fatto proprio così, però in questa situazione, cioè quando il rotore è bloccato, io ho S uguale 1 e quindi dal punto di vista elettrotecnico questo è come se fosse un vero e proprio cortocircuito. Allora in questo caso qua è facile individuare che cosa? È facile individuare la corrente I' con R di cortocircuito. Basta fare questo uguale, qua esco fuori dalla pagina, uguale E con 1 diviso la radice quadrata di che cosa? Di R con 1 al quadrato più X' con R al quadrato. Quindi il modulo di I' con R di cortocircuito è facilmente, cioè di questo, di questa grandezza qui, di questa grandezza qui, è facile da calcolare dal proprio punto di vista elettrotecnico. Poi ricordiamoci che qui abbiamo messo V con 1. Perché abbiamo messo V con 1? Qui ci doveva andare E con 1, ci doveva andare, però abbiamo confuso la fase di E con 1 e di V con 1. Vi ricordate quando ve l'ho detto prima? Che hanno una fase molto simile. Ecco perché qua sopra, per motivi di semplificazione, che comporta ovviamente un errore, ma è un errore comprensibile, ce l'abbiamo sempre ben presente, lì abbiamo messo la tensione V con 1 e quindi anche qui facciamo circa uguale V con 1 diviso la radice quadrata di questa robaccia qua, R con 1 con R al quadrato più X' con R al quadrato. Quindi ripeto, questa I con 2 di cortocircuito che io qui ho chiamato I con R' di cortocircuito è facilmente determinabile, e questo termine qui, questo termine qua, è facilmente, scusatemi, non è questo, sbagliato, ma è questo segmento qui, questo qui è la I primo con R di cortocircuito, è facilmente determinabile e quindi sommata alla I con 0 mi dà anche
la corrente statorica di cortocircuito, cioè quella che circola poi nello statore, cioè quella che passa qui dentro. Quindi qui avremo la I con S di cortocircuito e qui abbiamo la I con R di cortocircuito. Qui abbiamo la I con 0 come al solito. Non ho messo la resistenza R con 0 per evitare di mettere confusione, ma è ovvio che ci sta anche la resistenza qui dentro, d'accordo? Questo è il nodo al quale facciamo di solito la somma di questo termine qui, più questo termine qui, per avere questo. Quindi questo PCC si può determinare e quindi qui avremo S uguale 1, anzi chiamiamolo in rosso così come abbiamo fatto anche con gli altri. Qui abbiamo S uguale 1, quindi già abbiamo completato abbastanza il nostro diagramma circolare. Questo prende il nome di diagramma circolare perché abbiamo individuato tre punti che sono tre punti importanti di questo diagramma circolare. Anche se questo qui è un punto praticamente irraggiungibile, per cui mo lo cancello perché diciamo così obiettivamente è irraggiungibile, però abbiamo almeno per una circonferenza è facile ora determinare. Se io riesco a determinare il punto PCC e il punto P con 0, io mi posso immaginare di costruire, fare una costruzione geometrica per determinare facilmente questa circonferenza. Per esempio, ma questa volta posso andare effettivamente su, non mi ricordo se giù ci sta una diapositiva, sì, ci sta un'altra diapositiva. Allora, questo qui è un disegno realizzato con GeoGebra, fra poco come esercitazione lo faremo. Avete portato i vostri PC? Sì? Sì? No, non l'hai portato. Lo sapevo. Allora, a questo punto, come possiamo determinare questa semicirconferenza se conoscessimo soltanto il punto, questo punto qui e questo punto qui? Cosa sono questi due punti? Ricapitoliamoli molto brevemente. Questo punto è il punto di funzionamento a vuoto. Allora, punto di funzionamento a vuoto non vuol dire il rotore è libero completamente, cioè voglio dire, non vuol dire che il rotore non è alimentato. Uno potrebbe pensare a punto di funzionamento a vuoto, rotore non alimentato. No, vuol dire che il rotore è libero di girare, è libero di ruotare alla velocità massima che può sostenere da solo, senza aiuto dall'esterno e senza attriti e senza perdite nel ferro, senza attriti di ogni tipo. In questa situazione qui la velocità omega meccanica diventa uguale alla omega di rotore, di statore, del campo di statore. Quindi in questo caso qui avremo che omega con R è uguale a 0. Questa si chiama velocità di sincronismo, cioè è la velocità alla quale il rotore accompagna, è sincrono con il campo di statore. Girano la velocità del rotore gira alla stessa velocità del campo di statore. Quindi S quanto è uguale? A 0. Perché S è uguale proprio a omega meno omega con M. Vedete come, quante volte ve le ripeto queste cose? Diso omega. Quindi questo è questo punto qui, questo cerchiato in rosso. E lo riscrivo per l'ennesima volta. Qui abbiamo S uguale 0.
Naturalmente in queste condizioni il rotore non è che non assorbe proprio corrente, un poco di corrente la deve assorbire, perché il circuito equivalente, lo ridisegno per la milionesima volta, a vuoto S uguale a 0, quindi il circuito rotorico io non lo disegno proprio, perché sul rotore ci sta R' con R diviso S, e se S uguale a 0 questo è infinito, quindi che lo disegna a fare il circuito rotorico? Il circuito equivalente della macchina è semplicemente questo, qui c'è la tensione V con 1, qui c'è R con S, qui X con S, R con 0, X con R. Quindi la corrente che assorbe il motore è la corrente a vuoto, che è la somma di una componente attiva, I con A, e una componente reattiva, I mi, che sono esattamente questa, la componente attiva I con A, questo pezzettino qui piccolo piccolo, per fortuna è piccolo, perché vuol dire che il rotore a vuoto si riscalda poco. Questo è un elemento dissipativo, è una componente attiva. Se è attiva vuol dire che c'è questa potenza in watt, espressa in watt, e questa potenza espressa in watt se ne va in calore, visto che il rotore è libero di girare, ma la coppia è nulla, cioè non c'è nessun elemento rotorico. E poi c'è una componente reattiva, quindi questa era la I con A, e poi c'è una componente reattiva in mi, che è questa, che è un po' più grandicella, ma per fortuna è tutta reattiva, quindi la somma di questa e di questa mi dà la I con 0, che è questa. Quindi questa è la I con 0, la corrente a vuoto, quindi il punto di funzionamento a vuoto per S uguale a 0 è questo qui. D'accordo? Per S uguale a 1 invece il rotore non lo posso non considerare, e quindi dovrò disegnare R' con R, X con R, chiuso in cortocircuito così, e basta. Non ci metto S perché tanto S uguale a 1, quindi S uguale a 1. L'abbiamo già appena fatto, alla diapositiva precedente abbiamo già fatto i calcoli per calcolare questo punto qui. È inutile che ripeto tutta la storia da capo, giusto? Quindi questo punto qui è perfettamente determinabile. Ne convenite? Oh. E quindi se è determinabile ho determinato una corda di questa circonferenza. E se conosco la corda, conosco anche il centro di questa circonferenza. Perché conosco anche il centro? Perché basta disegnare l'asse di questa corda, cioè questa retta qui, e intersecarla con una retta orizzontale passante per questo punto qui. Quindi trovo questo punto che è il centro della mia circonferenza. Ripeto, per fare questa operazione devo, lo disegno qua in da qualche parte, faccio così, questi sono gli assi, questa è la corrente I con 0, quindi conosco questo punto, poi trovo un altro punto che è questo PCC, oppure non mi ricordo come, disegno la corda che è questa. Disegno l'asse, mo sarà difficile, scusatemi. Così, angolo retto qui, traccio una linea orizzontale e ho trovato un punto che è il centro C della circonferenza. E quindi, lo so, è difficile, però mo lo rifaremo con GeoGebra, ovviamente con GeoGebra sarà tutto più facile da rifare. D'accordo? Quindi questa è la tecnica per disegnare il luogo dei punti della corrente, quale corrente? Della corrente I con 1. Una volta sarà questa, un'altra volta sarà questa, un'altra volta sarà... Fatemelo fare così.
una volta è questa, un'altra volta è questa. Allora, vedete, tutti questi, ora lo sto sporcando questo disegno, è ovvio. Tutte queste sono tutte possibili correnti statoriche, tutte possibili correnti statoriche al variare dello scorrimento S. Quindi per S che va da 0 a infinito. Anche se ovviamente, come abbiamo detto, questi valori qui, diciamo, sono abbastanza. Allora, ci sono dei dubbi su questo? Tu devi portare il megafono. Questo è il luogo dei punti delle correnti statoriche, perché stanno nel primo quadrante, abbiamo già sommato la I con 0. Certo, dall'altra parte noi avremmo avuto un altro diagramma circolare che poteva rappresentare la I primo con F. Ma noi l'abbiamo presa e l'abbiamo ribaltata qui, lo faccio con un altro colore, questa qui, per esempio, questa qui è la I primo con R che sta qui. Così come si muove questa, si muove pure quella, rimangono parallele. Certo, io non sono riuscito proprio a farle parallele, ma questa qui è uguale a questa qui. Ora, questi disegni che vengono ovviamente in modo orribile disegnati con una penna su una tavoletta grafica, naturalmente li rifaremo fra poco, fatti per bene, utilizzando uno strumento un poco più appropriato. Allora, qui si vede meglio la costruzione, naturalmente, perché è fatta molto meglio. Ripeto, questa retta qui è l'asse della corda, questo è il centro C, e quindi poi diventa facile tracciare la semicirconferenza. Ora, come già avevamo visto prima, stava qui, mi confondo perfino io, questa cosa qua. Il valore di scorrimento S varia da meno infinito a più infinito, così come il valore di omega varia da infinito a meno infinito. Vorrei farvi notare che questi due assi qui hanno un segno meno l'uno rispetto all'altro, cioè mentre qui io viaggio verso infinito, più infinito, qui sto viaggiando verso meno infinito, qui vado verso meno infinito e qui vado verso infinito, quindi sono l'uno opposto all'altro. E d'altra parte, quando scrivo S tra S e omega con M c'è un segno meno, e quindi è normale che mi trovi due assi che uno va in un senso e l'altro va nel senso opposto. È chiaro? Mi chiedo, ma sulla corrente I con 2 si tratta solo di una semicirconferenza oppure è una circonferenza intera? Da questo punto di vista non c'è nessun motivo per non disegnare. Noi l'abbiamo fatto per S che va da 0, noi abbiamo disegnato questa semicirconferenza per S che va da 0 da qui fino a infinito, fino a qui, giusto? Ma non c'è nessun motivo per non disegnarla anche nel verso opposto. Così come anche la velocità angolare omega
Che vuol dire essere negativi? Vuol dire che da una parte, quando S era positiva, omega andava da omega, passava per zero, poi diventava negativa, ma omega potrebbe benissimo essere maggiore, essere, certo è un poco strano dire, ma come ho una velocità omega con m superiore alla velocità del campo rotante? Beh, può essere, può darsi che ci sta qualcuno dall'esterno con una manovella, oppure con un motore primo, oppure con un motore a combustione interna, oppure con una turbina, oppure con un generatore eolico, che fa andare il rotore più veloce, cioè da una coppia al rotore, in modo tale da farlo andare più veloce del campo rotante. Beh, questa è una cosa che studieremo bene dopo, perché a noi ci accende una lampadina. Se faccio così già capisco che sto utilizzando questa macchina asincrona, lo anticipo, poi lo vedremo meglio dopo, come generatore. L'ho detto ad alta voce proprio perché volevo che si accendesse una lampadina, perché questa macchina può funzionare benissimo al generatore, ma per funzionare come generatore ci vuole qualcuno che dall'esterno faccia girare il rotore più veloce del campo rotante, perché a vuoto già il rotore gira a omega con 6, cioè la velocità del campo rotante, ma se qualcuno da fuori lo fa andare ancora più veloce, allora diventa un generatore, non è più un motore. E allora in questo caso qui noi potremmo effettivamente andare a omega superiori, a omega con m superiori a omega, oppure equivalentemente dire che il valore di scorrimento è negativo. E che significa? Vuol dire che stiamo coprendo questo tratto di semicirconferenza, e quindi vuol dire che stiamo percorrendo questo tratto di semicirconferenza, ed ecco perché in questo disegno qui la circonferenza non è una, cioè non è, in questo disegno non c'è una sola, cioè non c'è solo una semicirconferenza, ma è disegnata tutta la semicirconferenza. Quindi anche per valori che vanno in questo senso qui, noi qui io avevo S uguale a 0, ma se mi sposto verso il basso vuol dire che S è negativo, per esempio questo punto qui sarà un S minore di 0, non so quanto, sarà 0,3, meno 0,3, meno 0,4, meno 0,5, qui sarà ancora di più, meno 0,6, 0,7, probabilmente più o meno in questa zona qui avrò un S uguale a meno 1, forse qui, non lo so esattamente, perché qui il calcolo va rifatto per i valori di S, per S uguale a meno negativi, meno 1, cioè non lo posso fare così come avevo calcolato questo. E comunque sia, il valore, questa, il diagramma, perciò si chiama diagramma circolare, non si chiama diagramma semicircolare, il diagramma circolare perché comprende anche valori di S negativi, d'accordo? Ora dobbiamo affrontare, prima di andare avanti, perché sul diagramma circolare dice vabbè, uno, ma guardate il diagramma circolare, bello, mi piace, ho capito, ma che serve? Che me ne faccio del diagramma circolare? Io fin dall'inizio di questo corso vi ho detto che utilizzeremo molto diagrammi geometrici come questo, perché non solo ci fanno capire il meccanismo interno di una macchina qual è, come le varie fasi tra tensioni, correnti, tensione e tensione. Per esempio prendete la macchina sincrona, vi ricordate quanto era importante lo sfasamento delta tra V ed E? Proprio per quel motivo quello sfasamento viene chiamato angolo di carico, perché in qualche modo il seno di quell'angolo è legato alla coppia o alla potenza meccanica. Quindi è un angolo importante, e anche la geometria stessa di quel diagramma fasoriale era fondamentale per capire la regolazione delle potenze attive e reattive di quella macchina lì.
Quindi è un impatto immediato, perché noi facilmente riusciamo a capire dalle geometrie dei diagrammi fasoriali già il funzionamento di determinate cose. In questo caso qui il diagramma fasoriale è un poco più complicato, però comunque e poi alla fine, insomma, ci dà molte indicazioni, tantissime indicazioni. Ve ne anticipo subito qualcuna e poi dopo le rivedremo meglio insieme. Ad esempio, la potenza attiva assorbita dalla macchina, dalla rete, naturalmente sarà uguale, in questo caso qui, visto che il sistema è trifase, ed è un sistema alternato, 3VI per il coseno di Φ, dove V è la tensione di fase, la corrente I è la corrente assorbita da una fase, 3 perché il sistema è trifase, e il coseno di Φ è il fattore di potenza tra V e I. Ne convenite? Io è inutile che vi dico che molto spesso all'esame, ogni volta che uno parla di potenza, questa formula qui è talmente familiare a voi che a volte capita che voi la usiate pure per i sistemi in continua. Ovviamente è evidente l'errore che si commette, no? Non ci sta un fattore di potenza nei sistemi in continua. Il motore a corrente continua, quello che voi studierete per fare la lezione invertita, questa relazione qua non c'è. Oppure, se proprio la volete mettere, togliete il 3 perché non è un sistema trifase e mettete coseno di Φ uguale 1 perché è un sistema in continuo, quindi non c'è fase tra corrente e tensione. Quindi, ora quindi, ritornando a questa relazione qui, osserviamo che il 3 ovviamente è una costante. La tensione V è la tensione di alimentazione, e se uno non la modifica perché sta utilizzando un inverter oppure sta utilizzando qualche altra cosa, un qualche altro oggetto, la tensione V pure è una costante. Quindi la potenza P banalmente è proporzionale a I coseno di Φ. Questo ragionamento l'abbiamo già fatto per la macchina sincrona. Vi ricordate? La componente attiva della corrente assorbita da una macchina sincrona. Anche in questo caso qui abbiamo una componente attiva assorbita dalla macchina asincrona, che naturalmente è moltiplicata per 3V, dicono, componente attiva della corrente, mi dà la potenza. Ora, questa potenza qui, ci sarà anche un'altra differenza tra la macchina sincrona e asincrona, cioè, per dirla, nella macchina sincrona noi, solo per motivi didattici, abbiamo completamente trascurato le perdite nel rame. Vi ricordate? Abbiamo detto che il diagramma fasoriale in una macchina sincrona era, per esempio, poteva essere questo. Questa è la tensione V, questa è la tensione E, questo è JX con S per I e questa qui è la corrente. Non ci sta R per I. Abbiamo fatto questa ipotesi super semplificativa, ma soltanto per evitare di fare calcoli troppo complicati, non perché fosse proprio lecito fare questa ipotesi semplificativa. E allora, anche in questo caso qui, nel caso della macchina asincrona, fare questa ipotesi è veramente troppo, e quindi non la faremo. Però osserviamo che la componente attiva della corrente I è questo segmento qui, il segmento O, che ne so, mettiamoci una lettera che non c'è qua dentro, O, A, B, C, C, la C non mi sembra che ci sia, questo segmento qui, O, C, è proprio I con A. E quindi già nel diagramma circolare, basta che leggiamo, ovviamente, direi questa è una cosa abbastanza ovvia, però io la devo sottolineare per voi, basta che leggiamo la proiezione della corrente I lungo l'asse verticale, che è la tensione V, e vi ricordo il motivo per cui qui c'è V e non E, ve lo ricordate?
c'è una un'ulteriore semplificazione che abbiamo fatto qui. E allora il segmento OC rappresenta la potenza in un'opportuna scala, OC rappresenta la potenza P. Qual è la scala tra OC e P? È naturalmente 3B, perché I con A è OC. Per avere P devo prendere OC, moltiplicarlo per 3V ed avere la potenza P. Quindi, come si dice, senza fare tutte queste cose qui, in un'opportuna scala, sull'asse verticale, cioè sulla tensione V, io leggo la componente attiva della corrente I e mi leggo la potenza assorbita dalla macchina. D'altra parte, φ, che è l'angolo tra la tensione V, l'angolo φ, non è altro che l'angolo tra V ed I con A, è proprio quest'angolo qui, φ, l'angolo di fase tra corrente e tensione, giusto? E quindi ritorniamo su quello che abbiamo detto. Quindi già sull'asse verticale leggiamo queste grandezze qui. In realtà poi possiamo leggere tantissime altre grandezze, però prima di fare questa operazione vediamo come determinare sperimentalmente il punto P con 0 e il punto PCC, che sono quei due punti di partenza che ci permettono poi di determinare il diagramma circolare. Come facciamo a determinare questo? Si fanno delle prove sperimentali. Anzi, facciamo un uovo. Si fanno delle prove sperimentali. Disegniamo il circuito equivalente. Qui mettiamo i morsetti e non metto per un momento la tensione, però metto i simboli R con S, X con S, R' con R, X con R, X con M e R con 0. Ci apprestiamo a fare una prova a vuoto. Poi faremo anche una prova in cortocircuito. Però per il momento facciamo la prova a vuoto. Allora, la prova a vuoto consiste nel far ruotare, alimentare il motore con la sua tensione nominale, quindi V con 1 corrispondente a V con 1 nominale della macchina, cioè la tensione di progetto della macchina, cioè qualcuno avrà progettato quella macchina per funzionare in condizioni nominali a quella determinata tensione lì, e questo valore di tensione è scritto sulla targa del motore, che poi pure vedremo come è fatta. Allora, in queste condizioni qui, nella prova a vuoto, vuol dire che il rotore avrà una velocità omega con m che corrisponde a omega. Il rotore gira liberamente alla velocità omega con m. In questo caso qui, che cosa succede? Beh, succede che là avremo una corrente I con 0 qui avremo, qui ci sta R'R diviso S, nella prova a vuoto avremo S uguale a 0 e quindi il circuito equivalente si semplifica,
Ora faccio una cosa che voi non potete fare sul quaderno, però siccome voi siete più veloci a disegnare di me sulla tavoletta grafica, quindi siccome S è uguale a 0, R' con R diviso S quanto è uguale? I. Forte. È infinito. Quindi mi permette di cancellare tutto qui, perché non c'è niente. Quindi ora abbiamo una situazione di questo tipo qui. Abbiamo una corrente I con 0 che sarà uguale a I con A e I con M. Abbiamo indicato sempre con I, scusatemi. E questa corrente I con 0 la ritroviamo nello statore, perché non c'è quella di rotore, saranno uguali. Ci domandiamo, ma in queste condizioni possiamo fare un'ulteriore semplificazione? Beh, la tensione E con 1, in questo caso qui, E con 1, posso dire che la tensione E con 1 è quasi uguale alla tensione V con 1. Perché? Perché la corrente I con 0 assorbita dalla macchina, in queste condizioni, è relativamente bassa. Sarà un 5%, un 10%. Dipende dal tipo di macchina, quando è piccolo, quando è grande. Insomma, è comunque relativamente bassa rispetto alla corrente nominale. Cioè, il modulo di I con 0 è abbastanza piccolo rispetto alla corrente nominale della macchina. E quindi, se il valore di I con 0 è abbastanza piccolo, vuol dire che anche le cadute di tensione su R con S e su X con S sono relativamente piccole. In pratica sto dicendo che quei due vettori, E con 0 e V, sono uniti da due vettori, da due cadute di tensione che sono relativamente piccole. Questo disegno fa proprio schifo. Questa è E, questa qui è V. Facciamo un po' più qua. Abbiamo una corrente di con 0 che è piccola, questa qui è un po' più in fase. Quindi questa è la corrente di con 0, è piccolina, e quindi piccolo è questo triangolo qui, questo e questo. Per cui sto dicendo, questo triangolino qua lo trascuro. E quindi E con 1 e V con 1 sono circa uguali tra di loro. D'accordo? È un po' la stessa ipotesi che abbiamo fatto pure prima nel disegno del diagramma circolare, solo che nel diagramma circolare noi diciamo sempre la fase tra V con 1 ed E con 1 è piccola. In questo caso qua stiamo anche dicendo che anche il modulo è quasi uguale. Allora, se questo e questo sono piccole, voi mi permettete di fare un'altra semplificazione? Trascuro la presenza di R con S e di X con S, perché è piccola la caduta di tensione su R con S e X con S. Quindi faccio così. Ora potete ridisegnare il vostro circuito equivalente, fare un altro step sui vostri appunti, e dire che il circuito equivalente nella prova a vuoto si riduce a questo, per i motivi che vi ho appena finito di dire. Nella prova a vuoto, e anche in quella in cortocircuito, si collega la macchina ad un'apparecchiatura di misura.
L'apparecchiatura di misura è costituita da un variac o comunque un sistema che è in grado di regolare dall'esterno la tensione di alimentazione. Voi non sapete che cos'è il variac? È un trasformatore variabile a rapporto variabile con un dispositivo che permette di avere una tensione variabile. Comunque è un trasformatore che mi permette di avere una tensione regolabile a piacere. Quindi lo disegno in modo faccio in questo modo qui. Dopodiché avremo un sistema trifase di alimentazione che dal variac va alla macchina asincrona. Ora noi vorremmo misurare che cosa? Vorremmo misurare la potenza, vorremmo misurare la corrente e vorremmo misurare la tensione. Che tipo di strumenti devo interporre tra il variac? È un oggetto appunto che mi permette di variare la tensione, no? Abbiamo detto. Che tipo di strumenti di misura devo collegare a questo sistema per fare queste tre misure qui? Devo collegare dei wattmetri, degli amperometri e dei voltmetri. Cominciamo prima dagli amperometri che sono i più semplici, buona sostanza. Allora, collego un amperometro, ne collego un altro e ne collego un altro ancora. Oh, è inutile che vi dico che se il motore è perfettamente simmetrico nelle fasi, basta misurarne una sola e la corrente misurata I sarà data dalla media. Se ne metto tre invece, vuol dire che faccio tre letture e la corrente I sarà data dalla media I con 1 più I con 2 più I con 3 di ISO 3, e questa è la corrente assorbita dalla macchina. Naturalmente gli amperometri vanno collegati con il segno più qui, qui e qui, per in questo modo qui. Ripeto, però, se il valore rimane simile tra di loro perché la macchina è ben equilibrata dal punto di vista elettrico, basta che ne misuro uno, quindi diciamo che queste tre misure qui saranno più o meno simili tra di loro, quindi potrei misurarne una sola. Per quanto riguarda invece la misura della tensione, allora potrei misurare le tensioni concatenate in questo modo qui. Quindi qua c'è un punto, lo facciamo un po' più grande. Anche in questo caso qui, se il sistema è perfettamente equilibrato, soprattutto per quanto riguarda il variac, se il sistema è perfettamente equilibrato, ho tre tensioni concatenate. Devo fare una precisazione importante. Devo sapere come è collegato il motore. Perché la tensione alla quale io sono interessato, cioè questa, è la tensione di fase. Cioè è la tensione che cade su uno degli avvolgimenti di fase. Ma come sono collegati gli avvolgimenti di fase? Se l'avvolgimento di fase è collegato, gli avvolgimenti sono collegati a stella, con queste misure qui io vado bene con le correnti, ma vado male con le tensioni. Nel senso che le correnti di linea, cioè quelle che sto misurando ora, corrispondono esattamente con le misure che ho effettuato. Vedete, misuro con un amperometro una corrente che è proprio quella che entra nella fase, ma non vado bene con le tensioni, perché la tensione che sto misurando è una di queste, per esempio,
è la tensione che c'è tra questa fase qui e questa fase qui. E quindi la tensione di fase, V di fase, sarà radical 3 volte più piccola rispetto alla misura che sto facendo, perché sto misurando le tensioni concatenate, cioè questa. Quindi devo stare attento a questo fatto qui. Se invece il sistema, invece di essere collegato a stella, è collegato a triangolo, succede l'opposto. Cioè, supponendo che le fasi siano collegate a triangolo, così, allora la tensione concatenata V corrisponde esattamente alla tensione di fase. E quindi non devo fare nessuna modifica al valore che ho misurato per conoscere la tensione di fase. La tensione V misurata, VIS, corrisponde alla tensione di fase. Ma la corrente no. La corrente di linea, cioè la corrente I misurata, MIS, sarà uguale a radical 3 volte la corrente di fase. Anche questa è quella che voglio misurare. Quindi, alla fine, devo stare attento a fare le giuste, i giusti riporti, a secondo se ho un collegamento a stella oppure se ho un collegamento a triangolo. Chiaro? Quindi noi stiamo attenti a queste cose. Questo qui è meglio che V di fase, lo riscrivo. Ora ci rimane da misurare la potenza P. In certo senso, qui non abbiamo le complicazioni che abbiamo sulla corrente, sulla tensione, però pure ci sono. Allora, in realtà, dall'esame di misure che sicuramente avete eseguito, vi ricorderete che una possibilità è quella di utilizzare un'inserzione che si chiama inserzione Aron, per la misura della potenza lungo una sezione trifase. La misura in sezione Aron consiste nel collegare un wattmetro, in questo modo qui, e in quest'altro modo qui. Ah, qui ho dimenticato di segnare i versi positivi amperometri, che sono questi, quindi sempre a rotazione. Anche in questo caso qui abbiamo ogni wattmetro a 4 morsetti, vi ricordo che ogni wattmetro a 4 morsetti ha un morsetto per la corrente, cioè una coppia di morsetti amperometrici e una coppia di morsetti voltmetrici più l'inserzione Aron però risale al valore della potenza P e al valore della potenza reattiva Q semplicemente facendo delle operazioni sulle potenze misurate. In particolare, se ricordo bene, la potenza reattiva, la potenza attiva P è uguale a P1 più P2, dove P1 e P2 sono le potenze misurate da 2 watt, mentre la potenza reattiva Q è uguale a radical 3 volte P1 meno P2. Se ricordo bene. Ora, qual è il problema? È che per carichi fortemente reattivi, cioè per carichi resistivi, queste espressioni funzionano benissimo, ma per carichi fortemente reattivi abbiamo che
La differenza che abbiamo è che P1 e P2 tra di loro sono molto simili e quindi la loro differenza comporta un errore molto elevato, perché l'errore in modulo si somma sempre. La differenza tra P1 e P2 qua più che P dovremmo scrivere lettura L1, lettura L2, perché non sono proprio delle potenze, no? Sono lettura, cioè il dato che viene letto L2, no? Allora, se faccio la differenza, però purtroppo l'errore va sommato in modulo e quindi su un valore molto piccolo ottengo un errore abbastanza grande. E questo purtroppo non va bene. E allora è meglio utilizzare 3 wattmetri anziché l'inserzione Aaron. Quindi a questo punto faremo così. Anziché cancello tutta questa sezione. E metterò 3 wattmetri. 1, 2 e 3. Ciascuno avrà la connessione voltmetrica e amperometrica, quindi col segno più, più e più, mentre invece dovremo i negativi delle voltmetriche collegarli insieme tra di loro, così. Attenzione ai nodi che inserisco, alle saldature, tra virgolette, che io sto inserendo. Lo faccio apposta, metto apposta questi puntini più grossi per far capire dov'è che c'è la connessione elettrica e dove invece non c'è. Per esempio, qui non c'è connessione elettrica, è evidente, no? Mentre qua invece sì. Dopodiché tireremo fuori il neutro da qualche parte, il neutro, e collegheremo questo neutro qui. In questo modo leggeremo la potenza P come somma delle potenze delle tre letture, L1 più L2 più L3. D'accordo? E quindi risolviamo in questo modo qui. Questo tipo di misura ci permette di diciamo essere più immuni dagli errori che introduciamo con l'inserzione Aaron. E quindi abbiamo letto queste tre letture. Abbiamo fatto queste tre letture qui. Che ce ne facciamo ora? Allora, con queste tre letture possiamo andare a determinare i valori di R con 0, di X con M e soprattutto di I con 0, che ci serve, a noi ci serve I con 0 disperatamente per poter disegnare il primo puntino del diagramma circolare. In realtà lo possiamo subito determinare perché basta che leggiamo il valore della corrente I di fase, supponiamo che la connessione sia a stella, facciamo questa ipotesi che sia a stella, e quindi la corrente I con 0, anzi così, la corrente I con 0 sarà uguale alla corrente I con 1 più la corrente I con 2 più la I con 3, il valore medio di queste tre letture. E quindi abbiamo in realtà già determinato il valore di con 0. Beh, certo che però abbiamo determinato il modulo di con 0, ma se noi vogliamo il punto di con 0, a noi ci serve la componente attiva e la componente reattiva, cioè le coordinate di questo punto.
E allora dobbiamo continuare a procedere, cioè dobbiamo determinare icona A, in realtà dobbiamo determinare icona A e imo. Il valore della potenza P, lo riscrivo, è uguale a 3 volte V per I per il coseno di Φ. E questa qui sarà uguale alla potenza P misurata ma nel nostro caso specifico l'unico elemento che dissipa potenza attiva è questo, cioè è questa resistenza qui, l'unico elemento. E quanto dissipa? Beh, il sistema è trifase, quindi sarà uguale a, attenzione, mo faccio un errore, poi dopo lo correggo, 3 volte V al quadrato diviso R, cioè se io ho un resistore alimentato da una tensione V, un resistore R, quanto vale la potenza dissipata da questo resistore? La potenza dissipata sarà uguale a V2 diviso R. Ma in questo caso qui la tensione V con 1, perché ho scritto V2? Ah, V al quadrato, scusate, V al quadrato. In questo caso la tensione V1 coincide con la forza elettromagnetica indotta E, perché abbiamo trascurato le cadute di tensione sull'impedenza longitudinale, e quindi, siccome il sistema è trifase, potrei scrivere che questo è uguale a 3V al quadrato, V con 1 al quadrato, diviso R. Ma che cos'è V con 1? Ripeto, è la tensione di fase. Qui stiamo utilizzando una connessione a stella e quindi la tensione che abbiamo misurato, V, è la tensione concatenata. E quindi la tensione di fase V con 1 sarà radical 3 volte più piccola rispetto alla tensione misurata. Quindi la tensione V con 1 sarà 1 diviso radical 3 per la tensione V misurata. È chiaro questo? Fatto questo, posso effettivamente scrivere questa relazione qui. Quindi, se V con 1 è la tensione di fase, questa rimane valida, ma se V con 1 è la tensione misurata, qui dovrò scrivere che la tensione V con 1 è uguale a questo, quindi dovrò scrivere V misurata al quadrato diviso R. Però noi, per evitare confusioni di qualunque tipo, perché questo vale per una connessione a stella ma non vale per la connessione a triangolo, questa non la scriviamo mai, scriviamo sempre V con 1, perché per noi V con 1 è la tensione di fase, punto. Poi quando facciamo le misure, quando facciamo i collaudi, stiamo attenti a quello che facciamo e quello che leggiamo sui voltmetri, perché quello che leggiamo sui voltmetri potrebbe non essere quello che ci serve e dovremo fare degli opportuni cambiamenti per capire quando vale la tensione di fase. Quindi a noi ci serve la tensione di fase, V di fase, d'accordo? Mo stiamo a noi, vediamo quando vale, insomma, questo è, d'accordo su questo? Allora, questo che cosa ci permette di fare? Ci permette di calcolare il valore di R con 0. Questa qui è R con 0. Perché R con 0 è uguale, naturalmente, a 3V di fase al quadrato diviso la potenza P.
E naturalmente, siccome la potenza P è uguale, come avevo scritto qui, a 3, me lo riscrivo da capo, in modo tale che vi viene proprio alla nausea, 3V per I coseno di Fi, ma questo è anche uguale a 3V per I attiva, posso ricavare I attiva come P diviso 3V. E cioè proprio la componente icona, cioè questa, questo pezzettino qui. Lo scrivo qui. Icona. Dobbiamo determinare l'ordinata di quel punto lì. Oh, naturalmente possiamo anche determinare i mu, perché contemporaneamente la potenza reattiva sarà data da 3 volte 3V per I per il seno di Φ. Ma noi da qui possiamo anche ricavare il coseno di Φ, perché il coseno di Φ è uguale a P diviso 3V per I, e quindi ricalcolare il seno di Φ come il seno dell'arco tangente, dell'arco coseno di Φ, cioè uguale al seno dell'arco dell'arco coseno no, basta. E quindi una volta noto seno di Φ possiamo ricalcolare Q, e quindi naturalmente I seno di Φ come Q diviso 3V per I. Quindi da questa dalla potenza P e da I e da fase, da queste qui ci ricaviamo anche Q, la potenza reattiva. Quindi noto I seno di Φ, ma I seno di Φ che cosa è uguale? Naturalmente sarà uguale anche a sarà anche uguale a I mi, cioè la componente reattiva della corrente. E quindi abbiamo determinato alla fine anche questo segmento qui. Cioè le coordinate del punto P con 0. E questo facendo la prova a vuoto. Ripeto, la prova a vuoto consiste nel alimentare la macchina con la tensione nominale, e mo fra poco vi dirò perché, facendola girare liberamente, e quindi presumendo che lo scorrimento S sia uguale a 0, non sarà mai uguale a 0, io lo so, e anche voi lo sapete, perché comunque ci saranno degli attriti, ci sarà dell'aria in movimento, quindi una coppia la macchina la deve poter produrre, lo scorrimento S uguale a 0 proprio sarà difficile averlo, però diciamo S circa uguale a 0 ci sta bene lo stesso. E allora quando S è uguale a 0 noi abbiamo questo circuito equivalente qui, che è un circuito equivalente più semplice, e quindi potremo andare a calcolare R con 0. Ah, X con M, mi sono dimenticato anche di calcolare X con M, che naturalmente si determina con la formula duale a quella che abbiamo utilizzato per calcolare R con 0. La formula duale è X con M sarà uguale a 3 per V di fase al quadrato diviso Q. Perché alimentiamo la macchina con la tensione nominale?
qualcuno di voi potrebbe giustamente dire, ma se io alimentassi la macchina con una tensione V uguale un mezzo V con 1, cioè la metà della tensione V con 1 nominale, che cambia? Qual è il problema? Avrò una corrente di conserva più piccola, avrò una forza elettronica indotta con 1 più piccola, tutto dimezzato, ma i valori dei parametri R con 0 e X con M rimangono sempre gli stessi, quindi alla fine quando me li vado a calcolare rimarranno sempre gli stessi. Obiezione. Primo, è vero che questo rimane sempre lo stesso, quindi tu la corrente I con 0 però la dovresti poi riportare al valore nominale, I con 0 nominale, perché tu troveresti una I con 0 pari alla metà rispetto a quella che avevamo calcolato prima. E vabbè, ma non è un problema, qualcuno potrebbe dire moltiplico per 2 e trovo comunque il valore di con 0. Il fatto è che questa R con 0 qui non è lineare. Cioè non è che non è lineare. Il valore della resistenza R con 0 sta lì, questa resistenza, per tener conto delle perdite nel fascio. E quindi se io alimento la macchina con una tensione più bassa, ovviamente ottengo delle perdite nel ferro più basse. Se questo andamento fosse lineare, cioè se a tensione più bassa, al quadrato della tensione più bassa, corrispondesse veramente una variazione proporzionale delle perdite nel ferro, potrei affermare che R con 0 è una costante, ma purtroppo non è così. Vi ricordate quando io vi ho detto: è vero che noi assumiamo le perdite nel ferro complessive come proporzionali in qualche modo al quadrato dell'induzione B, però, ho detto un però, non è proprio proporzionale al quadrato, ci sono, c'è anche un B elevato a 1,6 o qualcosa, dipende dal valore dell'induzione. E allora il problema è che legame che c'è tra R con 0, cioè tra le perdite nel fascio e la tensione V, non è proporzionale al quadrato, esattamente al quadrato. Quindi questa relazione qui, in cui calcoliamo R con 0 in base al quadrato della tensione dividendola per le perdite, è una relazione approssimata e andrebbe calcolata per le grandezze nominali della macchina. Perché se ci discostiamo dalle grandezze nominali della macchina, il valore di R con 0 può non essere sempre lo stesso. Quindi, siccome il circuito equivalente, tutti i parametri del circuito equivalente si devono riferire ad una situazione nominale della macchina, noi dobbiamo rimanere in quelle condizioni. E allora la tensione da applicare alla macchina V con 1 deve coincidere, possibilmente coincidere, non è che deve essere forza proprio esatta a millesimo di volt, no, deve più o meno essere uguale alla tensione nominale. Perché se facessimo una misura diversa dalla tensione nominale, otterremmo una R con 0 leggermente diversa. Va bene? E allora ci sta questo problema qui. Ora dobbiamo fare il calcolo, la stessa cosa, su un circuito equivalente diverso. Perché? Perché ora dobbiamo fare la prova a vuoto. Quindi io mo, invece di cancellare così piano piano, faccio un disegno nuovo. Allora, circuito equivalente di nuovo, resistenza, induttanza, non vi annoiate, perché se non mi annoio io vuol dire che non vi annoiate manco voi, non vi dovete annoiare manco voi. Resistenza R, R' con R diviso S, induttanza X con R, tensione, non lo so che tensione metto ora, R con S, X con S, R con 0, X con 0. Allora, questi due qui li abbiamo già calcolati. Faremo ora una prova diversa. Non disegnerò
il circuito di misura, perché il circuito di misura rimane lo stesso. Quello che noi andremo a misurare saranno sempre le stesse cose. Quindi saranno sempre le stesse cose. Questa sarà una prova in cortocircuito, oppure prova rotore bloccato. È la stessa cosa, ne abbiamo già parlato prima, avevamo già detto prima. Allora, quando il rotore è bloccato, S è uguale. Quando il rotore è bloccato, noi abbiamo omega con M uguale. Che ci devo scrivere qua? Zero. S ci devo scrivere? Quindi il circuito ora è questo, cancello la S da qui, va bene? E il circuito equivalente diventa questo. Ora che succede? Dovrò fare la prova facendo circolare la corrente nominale I con 1 N nel circuito. I con 1 N. Ma visto che il valore di scorrimento è uguale a 1, cioè abbastanza sostanzioso, per far circolare la corrente I con 1 nominale all'interno della macchina dovrò applicare una tensione più bassa rispetto a quella nominale. Quindi V con 1 di cortocircuito, che è la tensione che io applico, V con 1 di cortocircuito sarà un valore di tensione più basso rispetto alla V con 1 nominale. Perché quando il rotore è bloccato assorbe un sacco di corrente. Quindi se io applicassi la tensione V con 1 nominale, non è che si rompe, dipende dal motore, quando è grande. Ci sono anche i motori piccolini che possono sopportare la corrente di cortocircuito, però non all'infinito. Poi ci sono motori grandi in cui se tu tieni il rotore bloccato con la tensione nominale, ovviamente succederebbe un disastro. Il disastro non succede perché la prima cosa che succede è se intervengono le protezioni, cioè ci saranno delle protezioni di sovracorrente che apriranno il circuito nel momento in cui fareste questa operazione. Voi non la fate perché siete furbi. Allora, siccome qui dentro deve circolare non una corrente I di cortocircuito, non questa, perché la corrente I di cortocircuito è questa e non deve circolare questa, deve circolare una corrente di intensità più bassa che potrebbe essere una corrente di modulo pari a OP, per esempio. Allora vedete, questa è la corrente di cortocircuito vera, che è grande, è molto ampia, è non sopportabile dal motore, è molto più grande della corrente nominale. Questa potrebbe essere la corrente I nominale, potrebbe essere la corrente nominale, e il modulo di questa è quella che deve circolare nella prova in cortocircuito. Quindi se io devo applicare al rotore bloccato, quindi con S uguale a 1, una tensione, non può essere la tensione nominale, deve essere una tensione più bassa. Quindi, ripeto, per scorrimento S uguale a 1, io devo far circolare una corrente che è questa, in modulo. Quindi è una corrente, diciamo così, che va da O, P, datemi una lettera, A, B, C, D. Devo far circolare questo. Quindi vedete che in proporzione dovrò applicare una tensione equivalentemente più bassa. Ho preso il compasso, messo centro in O e mi sono riportato questo punto qua sopra, no? È chiaro? Quindi io mo dentro al motore ci devo far passare questa corrente qua, la corrente OD. Per poterlo fare devo applicare una tensione più bassa. Questa tensione si chiama tensione di cortocircuito, V con 1 di cortocircuito, non perché è una tensione di cortocircuito, cioè è la tensione di prova
della prova in cortocircuito. Dimmi. No, la tensione nominale della macchina, facciamo finta che è una macchina con una tensione nominale di 230 volt. Ora faccio la prova in cortocircuito, prendo un meccanismo meccanico, una tenaglia, una pinza, una cosa, e blocco il rotore. Se applicassi la tensione nominale otterrei una corrente che è questa qua, che è una corrente che va oltre la corrente nominale, perché la corrente nominale potrebbe per esempio essere questa è una corrente plausibilmente nominale, questa corrente qui. Quindi è sicuramente una corrente che eccede i limiti di buon funzionamento della macchina, non è una corrente sopportabile dagli avvolgimenti statici. Io che devo fare nella prova in cortocircuito? Devo fare tenere il rotore bloccato, però fargli circolare la corrente nominale. E allora come faccio? Applico una tensione più bassa, perché se applicassi la tensione nominale avrei questa qui. Ma io non voglio questo, voglio questo. E quindi per ottenere una corrente più bassa devo applicare una tensione più bassa. Quindi una tensione V con 1 di cortocircuito minore della tensione V con 1 nominale. Chiaro? Quindi, ritorniamo a noi. La tensione V con 1 di cortocircuito, perché uno dice cortocircuito, allora sembra una cosa più grande, ma questa corrente di cortocircuito è più grande, sì, va bene, la corrente. La tensione di cortocircuito è più piccola della tensione nominale. Allora, una tensione di cortocircuito che è inferiore alla tensione nominale, perché altrimenti qui circolerebbe una corrente che è la I di cortocircuito, invece io voglio che qui circola I con 1 nominale. Chiaro? Allora, facciamo qualche semplificazione così come l'abbiamo fatta pure nel caso precedente. La tensione di cortocircuito è, abbiamo detto, una tensione abbastanza più bassa della tensione nominale. Quindi la corrente che circola qui dentro non è più la I con 0, è più piccola. Chiamiamola I con 0 di cortocircuito qui dentro, è inferiore alla I con 0 di prima. Mi seguite? O io non vi distraete? Voi vi distraete, ora facciamo una pausa. Fatemi spiegare solo questa cosa e poi facciamo una bella pausa, ok? Quindi la corrente che circola qui dentro è una I con 0 di cortocircuito che è inferiore alla I con 0. E quindi, questa corrente qui, ma sai che c'è? Io me lo dico che la corrente I' con R è praticamente uguale alla I con 1 nominale. Quindi io questo circuito qui lo levo proprio da mezzo e scrivo al posto di questo circuito che I' con R è circa uguale alla I con 1 nominale. Quindi a me ora il circuito diventa questo, diventa un circuito molto semplice, perché addirittura questo circuito qui lo posso far diventare così: sommo R con S e R' con R tra di loro e lo faccio diventare un'unica resistenza, sommo X con S e la X' con R e la faccio diventare un'unica induttanza. Quindi questa la chiamo R equivalente, questa la chiamo X equivalente e il circuito diventa questo. Qui c'è la V con 1 di cortocircuito e qui ci sarà la I nominale, I con 1 nominale. Naturalmente R equivalente sarà uguale a R con S più R' con R e la X equivalente sarà uguale a X con S più R' per X con S.
Vedete come alla fine poi si è semplificata la situazione, no? Abbiamo detto che anche in questo caso non ridisegnerò di nuovo il circuito di misura perché è troppo complicato, metto tutti quei voltmetri, quegli amperometri, tanto è uguale a quello di prima. Questa volta però il variac, cioè quello strumento che mi serve a regolare la tensione, è importante perché mi serve per andare a trovare il valore di Vicon 1 cc. Che cosa devo fare? Devo andare a regolare la tensione di alimentazione fino a che gli amperometri non mi diranno: ah, sta circolando la corrente nominale. Quindi dovrò leggere la corrente nominale sulla targa del motore e regolare il variac in modo tale che qui dentro circoli la corrente I con 1 nominale. Chiara questa operazione? Quindi alla fine avrò questa e leggerò la potenza P di cortocircuito, leggerò la tensione V con 1 nominale, anzi V con 1 di fase. Scusate. Leggerò la corrente I con 1 di fase. E naturalmente la I con 1 di fase dovrà essere tale da essere praticamente uguale, circa uguale alla corrente I con 1 nominale. Così come prima, nella prova a vuoto, lo scrivo qui e poi lo cancello, nella prova a vuoto la tensione V con 1 era circa uguale, coincideva con la tensione V con 1 nominale. Ora invece sono le correnti a coincidere. Allora, molto rapidamente. L'angolo Φ, il coseno di Φ, naturalmente sarà dato da R equivalente diviso la radice quadrata di R equivalente al quadrato più X equivalente al quadrato. Ci stanno tanti modi per determinare l'angolo Φ, la corrente nominale, scegliete voi quello che preferite. La corrente I con 1 la corrente I di cortocircuito a questo punto, visto che questo circuito è lineare, posso fare una proporzione, posso dire che questa qui è proporzionale alla corrente I con 1 nominale per la tensione V con 1 nominale diviso la tensione V di cortocircuito. Da dove esce fuori questa formula? Esce fuori da qua. Quando io ho disegnato questo circuito qui, ho detto la corrente I con 1 nominale è questa. Perché è questa? Perché io non posso ottenere la corrente di cortocircuito, allora applico una tensione più bassa. Ma è ovvio che se applicassi una tensione più alta, questa corrente crescerebbe proporzionalmente. Se questa è la corrente che io ottengo con V con 1 cc e questa è la corrente che io ottengo con V con 1 nominale e questa corrente qui io non la conosco, allora posso scrivere la proporzione che I con 1 cc sta a I con 1 nominale come V con 1 nominale sta alla V con 1 cc. Cioè questo segmento qui cresce in modo proporzionale alla tensione che applico. Questa corrente qui l'ho ottenuta con una tensione che è uguale a V con 1 cc,
questa corrente qui potrei, non lo posso fare, potrei ottenerla con una tensione pari a V con 1 nominale, e allora faccio le proporzioni. Questa sta a questa come questa sta a questa. Cioè V con 1, scusate, V con 1 di cortocircuito sta a V con 1 nominale come V con 1 n, sì, ho fatto bene, sta a V con 1 cc. E quindi è ovvio che se mi voglio calcolare I con 1 cc di cortocircuito, l'1 ce lo volete mettere, non ce lo volete mettere, non cambia niente, questo sarà uguale a I con 1 nominale per V con 1 nominale diviso V con 1 cc, che è quello che ho scritto qua. D'accordo? Siete con lo sguardo verso nel vuoto. Abbiamo quasi finito. Quindi abbiamo determinato il coseno di Φ e ICC. Beh, questi ci serviranno per, cancello un poco qui, per disegnare cancelliamo bene qui per disegnare questo vettore qui, cioè per disegnare le coordinate, per disegnare questo punto qui, perché conosco questo segmento qui con 1 cc, l'ho appena finito di determinare, e conosco Φ di cortocircuito, l'angolo formato con il valore di B, Φ di cortocircuito, che è questo. L'ultima cosa, possiamo determinare R equivalente e X equivalente, perché R equivalente, ricordiamo che la potenza P di un sistema trifase è data da 3 volte la corrente I al quadrato per la resistenza. Questo è un circuito alimentato in corrente, quello di prima era un circuito alimentato in tensione, quello di prima nella prova a vuoto noi avevamo una resistenza R alimentata con una tensione E, coincideva con V, e quindi la potenza P era data da V al quadrato diviso R. Ok? Qui invece abbiamo che cosa? Qui abbiamo un circuito alimentato in corrente, abbiamo una corrente I, una resistenza R, quindi la potenza P è uguale a R per I al quadrato. E quindi ora possiamo scrivere che la potenza P, che entra in questa sezione qui, è 3 volte R per I al quadrato, R equivalente, da cui R equivalente è uguale a P diviso 3I al quadrato. Naturalmente la corrente I è la corrente di fase. Attenzione a come facciamo la misura. Se è un collegamento a stella, quello che leggiamo corrisponde a quella, alla tensione di fase. Se è un collegamento a triangolo, la corrente di fase è radical 3 volte inferiore a quella misurata. La stessa cosa succede per X equivalente, che sarà uguale a Q diviso I di fase al quadrato. Naturalmente Q lo ricaviamo così come abbiamo ricavato prima, Q è uguale a 3V per I per il seno di Φ, mentre P è uguale a 3V per I per il coseno di Φ. Quindi questo è noto perché la misuriamo. Questa è un 3, questo è noto perché la tensione di alimentazione, a questo punto anche la corrente I l'abbiamo appena finita, la possiamo calcolare, l'abbiamo appena finita di calcolare, la I di Φ è nota, leggiamo il coseno di Φ. Facciamo l'arco coseno, quindi il seno dell'arco coseno di Φ, questo è il cortocircuito, e troviamo seno di Φ di cortocircuito.
andiamo a sostituire qui dentro e troviamo Q. E quindi anche x equivalente. Quindi alla fine abbiamo determinato le coordinate di questo punto qui, le coordinate di questo punto qui, tracciamo la corda, tracciamo l'asse di questo segmento, l'asse di questo segmento, è meglio che lo faccio così, quindi qui avrò un angolo retto e avrò determinato il centro con l'intersezione della retta orizzontale passante per il punto P con 0. Quindi dalla prova a vuoto ed in cortocircuito mi posso determinare il diagramma circolare della macchina asincrona. Continuiamo questa lezione riproponendo la stessa costruzione geometrica in un ambiente che ci permette di fare dei disegni un poco più precisi rispetto ai disegni a mano che abbiamo fatto poco fa. Quindi prendete il vostro calcolatore, non ce l'avete, perfetto, e allora fatelo come potete farlo. Allora la prima cosa è di procedere con la costruzione di un punto, che è appunto qui indicato con il punto B, ed è un punto di coordinate qualsiasi. Quindi segnate un punto nel primo quadrante, il punto B. Questo punto qui lo potete collegare con un vettore che va dall'origine fino al punto B. Indovinate un po' che cosa rappresenta questo punto B? Che avete detto B. Qui sta scritto B, B. Che c'è? Non ti vedo perplesso. È una cosa così facile. Lo faccio più grande. Un punto B, d'accordo? Ok. Questo punto B rappresenta la corrente A, rappresenta la corrente a vuoto, la corrente a vuoto, cioè la corrente I con 0. Come abbiamo fatto a determinare questa corrente? Come abbiamo fatto a determinare le coordinate del punto B? Tramite la prova, ragazzi, un po' di collaborazione, la prova a vuoto. Quindi durante la prova a vuoto che cosa abbiamo determinato? Abbiamo determinato la potenza P con 0, la corrente I con 0 e abbiamo fatto in modo che la tensione V con 1 applicata fosse uguale alla tensione V con 1 nominale. D'accordo? E quindi dalla potenza P con 0, dalla corrente I con 0, V con 1 e con 0 abbiamo determinato la corrente, quindi la corrente I con 0 in termini di corrente magnetizzante e corrente componente attiva, che sono appunto queste due componenti qui che io traccio così ora a mano, qui e qui, componente I magnetizzante e componente attiva. Sì, lo so. Sto facendo ipnoticamente. Allora, quindi queste sono le due componenti che abbiamo determinato mediante la prova a vuoto e ci hanno permesso di costruire il vettore I con 0, che è questo, tramite le coordinate del punto P. Benissimo, procediamo, andiamo avanti. Oltre il punto P con 0 determiniamo, ora sono costretto a fare uno zoom all'indietro, determiniamo il punto, un altro punto, che è il punto di coordinate, il punto D, che rappresenta che cosa? Chi me lo sa dire? La corrente di cortocircuito, esattamente. Quindi tutto il vettore, ora in questo punto qui lo disegno, lo sposto, faccio un po' così, no? Un po' così viene meglio.
tutto il vettore questo, tutto il vettore questo qui è la corrente I di cortocircuito. Ripeto, mentre la corrente I con zero era una grandezza direttamente determinabile dalle misure, la corrente I con zero, la corrente I di cortocircuito l'abbiamo determinata in modo indiretto. Perché la corrente di cortocircuito in realtà non ce l'abbiamo quando facciamo la prova in cortocircuito, abbiamo invece la corrente nominale. Perché durante la prova in cortocircuito noi che cosa abbiamo? Abbiamo la potenza P di cortocircuito, poi abbiamo la tensione V che corrisponde V con 1, che corrisponde alla tensione V con 1 di cortocircuito, che ovviamente è inferiore alla tensione V con 1 nominale, e abbiamo la corrente I con 1 che coincide, facciamo noi in modo che coincida con la corrente I con 1 di cortocircuito. Quindi in realtà non abbiamo, scusate, I con 1 nominale, I con 1 nominale. Che è successo qui? Non di pazienza. Quindi devo cancellare, non è la corrente, ma abbiamo la corrente I con 1 che non è la corrente I con 1 che coincide con la corrente I con 1 nominale. Chiaro? Quindi ora continuiamo la costruzione del nostro diagramma disegnando l'asse di questo segmento. Ed è facile ovviamente da disegnare, da qualche parte c'è proprio la costruzione dell'asse perpendicolare bisector, questo qui, dovete selezionare soltanto i due punti B e D, ditemi voi se siete pronti a farlo, se l'avete fatto. Fatto, bravo. Allora, tra B e D è un segmento, è la corda del, è una delle corde, la corda, una delle corde del diagramma circolare. Quando avete fatto me lo dite. Ok? Fatto? Perfetto. Ora, naturalmente, qual è il prossimo passo? Ditemelo voi. Vabbè, ho disegnato anche questa corrente qui, l'avevo fatta anche a mano. Disegniamo anche una retta verticale, poi vi spiego il perché. Un punto qui. Ecco, disegniamo questa retta orizzontale, passando per il punto B e orizzontale. Quindi abbiamo determinato, tracciato il punto di intersezione tra, queste, tra l'asse della corda precedente e il punto C, abbiamo determinato il centro del diagramma circolare. E quindi ora è facile disegnare una circonferenza che centro in C e che abbia le caratteristiche che abbiamo appena indicato.